Bentrovati amici di Gilda News. Concorso scuola, chiuse le iscrizioni. Saranno 165.578 i partecipanti al concorso scuola 2016, un numero inferiore alle previsioni del Ministero dell'Istruzione, che si aspettava almeno 200.000 domande. Le regioni con più domande sono Campania, Lombardia e Sicilia. Visti i numeri, solo un precario su tre avrà il contratto a tempo indeterminato. E gli altri che fine faranno? Intanto occorre attendere il 12 aprile per conoscere il calendario e le sedi delle prove. Comitato di valutazione salario accessorio. Non sono ancora stati stabiliti i criteri che il comitato di valutazione dovrà seguire per premiare i cosiddetti docenti meritevoli. I parametri adottati a posteriori si prestano a critiche di vario genere. Il più banale è che in tal modo si possano definire modalità di distribuzione del fondo quasi ad personam. Nel frattempo la Gilda degli insegnanti si prepara ai ricorsi contro la legge 107. Per gli approfondimenti vi invitiamo a vedere il servizio di Paola Tongiorgi, bonus merito avanti tutta con referendum e ricorsi. Referendum contro la buona scuola. Si è messa in moto la complessa macchina organizzativa. Tutti i promotori del referendum, sindacati ed associazioni, si stanno mobilitando per iniziare la raccolta delle firme. È importante che tutta la società civile venga sensibilizzata perché il referendum sulla legge 107/2015, il cui comitato promotore è formato da Gilda, CGL, COBAS, Unicobas ed associazioni di insegnanti come la LIP, non riguarda soltanto gli insegnanti, ma anche famiglie e studenti, afferma il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. Intanto, dopo il convegno del 16 marzo a Roma, promosso dalla Gilda, anche la CGL di Siracusa organizza un meeting sul referendum contro la legge 107/2015, con la partecipazione, fra l'altro, del presidente Ferdinando Imposimato e del professore Massimo Villone. Mobilità sparita l'ordinanza. Tra vecchi e nuovi assunti sono circa 250.000 i docenti col fiato sospeso in attesa di sapere come e dove prenderanno servizio dal 1° di settembre. I tempi stringono e il rischio di giorno in giorno sempre più concreto è che l'inizio del prossimo anno scolastico sia ancora più caotico. Il punto con Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola. Si complica sempre di più la vicenda del contratto sulla mobilità. L'ipotesi di accordo era stata siglata il 10 di febbraio scorso dal Ministero e dai sindacati del comparto. La Gilda, per la verità, non lo aveva sottoscritto. Il 10 marzo l'accordo è arrivato agli organi di controllo, cioè alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della Funzione Pubblica, che nel concreto dovranno certificare che l'accordo non comporti deroghe significative rispetto alla legge 107 del 2015. In realtà però chi ha firmato l'accordo rivendica esattamente il contrario, e cioè di essere riuscito a strappare modifiche importanti alla legge. Martedì 5 aprile i sindacati sono convocati a Viale Trastevere e finalmente si dovrebbe capire se gli eventuali rilievi della Ragioneria e della Funzione Pubblica potranno essere accettati dalle parti per la firma definitiva del contratto. In caso contrario, il Ministero avrà la possibilità di emanare un atto unilaterale. Intanto spunta l'ipotesi di un vero e proprio decreto legge per regolare l'intera questione. Se così fosse, sarebbe la certificazione di morte della contrattazione integrativa. Ricercatore all'estero. Il premier Renzi va negli USA, visita i centri di ricerca statunitensi pieni di studiosi italiani, decantandone le lodi. Molte le voci che si sono sollevate, chiedendosi come mai tutti questi bravi ricercatori sono finiti all'estero. Un vero e proprio fallimento della ricerca italiana, afferma il Movimento 5 Stelle. Perché? Se i nostri ricercatori sono all'estero è perché l'Italia è l'ultima per investimenti pubblici e privati in ricerca, ultima per investimenti in istruzione, compresa l'università, e non ha neanche un piano nazionale della ricerca. Diritti del personale educativo. Il personale educativo ha gli stessi diritti dei colleghi della scuola primaria. Il MIUR
continua a discriminarlo con un'umiliante disparità di trattamento. A denunciarlo è la Gilda degli insegnanti. Viaggi di istruzione. Il MIUR, dopo le tante proteste del mondo della scuola, si sta apprestando a emanare una nuova circolare con cui sarà rettificato quanto stabilito dalla nota del 3 febbraio sui viaggi e sulle visite di istruzione, che ha provocato gravi difficoltà nelle scuole. Non è pensabile che tutti i disagi sociali siano caricati sulle scuole e sugli insegnanti, stravolgendo in questo modo il nucleo della professione docente. Liceo classico, il sì delle aziende. Il liceo classico si rivela, da una ricerca fatta dall'Istituto Marcellin Tomaseo, la scuola che fornisce una formazione adeguata per le aziende. Come difendere il pensiero scientifico a scuola? Venerdì 1 aprile, presso la Casa della Cultura di Milano, la professoressa Anna Milan Gasca, docente di didattica della matematica all'Università di Roma III, ha affrontato il tema della didattica delle scienze nel contesto della Buona Scuola di Renzi. La docente ha affermato che le discipline scientifiche possono essere considerate come umanistiche e valorizzate da questo punto di vista nella scuola. E per finire, spegnete i telefonini e studiate. È quanto ha affermato Monsignor Savino in visita all'Istituto Comprensivo di Morano. Il Vescovo, partendo da un'analisi sulla realtà attuale, invita gli scolari a spegnere i telefonini e coltivare il confronto con gli altri, a leggere molto perché questo porta alla conoscenza e non all'ignoranza, strumento usato dai poteri forti per schiavizzare i popoli. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito girdatv.it o scaricare la nostra app. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.